Presenta! Nascono i bersaglieri. Pur nel rimpianto di aver lasciato la propria casa, le reclute ricevono in questa scuola una prima educazione fisica e morale che tempra il loro cuore e il loro spirito. Sono questi ragazzi i continuatori di una tradizione che il travaglio degli anni e della storia non sono riusciti a piegare. Gli esercizi di ginnastica vengono eseguiti con lo slancio entusiastico di chi per la prima volta porta il fez. Insieme con i carristi e i cavalieri, con cui dividono questo primo periodo di vita militare, i neo-bersaglieri prendono i primi contatti con le armi. L'intensa attività di istruzione non concede rimpianti di una vita comoda e tranquilla. Di passo e di corsa, la recluta subisce una continua trasformazione che la conduce a portare con orgoglio le fiamme cremisi che gli anziani lasciano di generazione in generazione in eredità ai nuovi arrivati. Il momento più solenne, il primo impegno d'onore verso la patria e verso coloro che per essa si sono immolati, il giuramento. Immobili sull'attenti, le reclute formulano una promessa. Giuro! Promessa ai soldati di tutti i tempi di mantenere fede a questa parola, impegnando l'anima e il cuore ad affrontare ogni ostacolo per la sicurezza del paese. Bersaglieri ormai formati continuano al reggimento l'addestramento e la preparazione sospinti dalle note della fanfara che senza sosta fa pulsare il sangue nelle vene, sempre più forte, mentre le gambe non si stancherebbero mai di correre. Il soldato moderno deve essere uno specializzato. I mezzi di collegamento vengono studiati attentamente. Gli istruttori illustrano uno per uno i singoli pezzi. Si prova un collegamento tra i vari apparecchi trasmittenti e riceventi. In aula, seduti ai banchi come gli studenti, i bersaglieri seguono attentamente le parole dell'istruttore. Lezione di automobilismo. Per diventare buoni autisti occorre prima scoprire i segreti del motore. Tornando nella vita civile, questi ragazzi porteranno con sé nuove esperienze, nuove conoscenze tecniche e soprattutto nuove possibilità di lavoro. Dalla teoria alla pratica, i tabelloni non servono più. Il motore è lì, pronto ad essere domato da quelle mani che, inesperte alle prime mosse, riescono poi con sempre maggior sicurezza a tenere saldamente la guida di questi moderni mezzi corazzati di cui sono dotati oggi i nostri reparti bersaglieri. La macchina non ha più segreti per l'uomo e i battiti del motore e del cuore sono sincronizzati con un ritmo preciso che porta il conduttore ad essere parte integrante del mezzo di cui ormai ha la piena responsabilità. Agilità e prontezza sono doti indispensabili per le fiamme cremisi. La salita sui mezzi da combattimento con tutte le armi di dotazione richiede un severo addestramento. Sul campo di battaglia un attimo di ritardo potrebbe essere fatale.
queste nostre bellissime truppe hanno avuto il riconoscimento per il loro slancio e la loro esuberanza. Coi gesti e con l'impeto primi è il motto dei bersaglieri, ed è più che una semplice massima. Forniti delle migliori armi moderne, i nostri soldati si preparano con serietà e con coscienza a quello che è il sacro dovere del cittadino, la difesa della patria. Le armi vengono esaminate con cura ed attenzione. La loro conoscenza è la garanzia per la sicurezza delle nostre famiglie, delle nostre case, delle nostre terre. Il bersagliere si addestra con serietà e intelligenza, con lo spirito di disciplina e di abnegazione che lo contraddistingue, per dimostrare che ha ormai riacquistato quel posto che per tradizione gli compete. La scioltezza dei muscoli, l'agile movimento di tutto il corpo, la prestanza fisica fanno di questo soldato l'espressione più viva del nostro popolo, che ha in sé sempre la baldanza dei 20 anni e che rende la giovinezza sinonimo di spensieratezza e di fede, che rompe in un prepotente anelito di vita. Ginnastica fino alla frenesia, ha dettato il fondatore del corpo, Alessandro La Marmora, in uno dei suoi comandamenti ai bersaglieri. Adunata. In un attimo, il vuoto del cortile della caserma viene riempito in perfetto ordine. Le piume al vento sono l'espressione viva e ardente di una tradizione che non potrà mai morire. La corsa riprende e dalla fiamma mai spenta un nuovo impulso, un nuovo guizzo, ravvivano il fuoco che per più di un secolo ha lambito le vene di coloro che tutto hanno dato senza pretendere nulla in cambio. La corsa continuerà sempre nel futuro, sospinta dall'incalzare del ritmo prepotente ed entusiasmante della fanfara, mentre questi soldati sono tesi verso l'avvenire, senza un attimo di sosta, perché un destino li spinge sempre più avanti.